Buongiorno a tutti, siamo in compagnia di Lorenzo Zanotto, BU Sales Manager di Attiva Evolution. Buongiorno Lorenzo. Ciao, ciao Stefano, ben ritrovato e grazie dell'invito. Grazie a te. Ti ho chiesto appunto di poter fare questo incontro con oggi appunto con noi perché siamo a fine anno e perché ci siamo lasciati a metà di quest'anno un po' particolare. Siamo a fine anno, appunto, in genere si dice che l'ultimo trimestre sia quello più produttivo, ma quest'anno la pandemia ci ha sorpresi in un certo senso e ci ha comunque destabilizzato i piani, non solo delle aziende, dei partner, dei vendor, eccetera, ma anche dei clienti finali. Quindi ci tenevo al tuo, diciamo, punto di vista finale, insomma, di fine anno per capire come sono andate le cose appunto da metà maggio, quando appunto eravamo usciti dalla prima ondata, ad oggi appunto che siamo a dicembre, quindi ci stiamo proprio inquadrando alla fine dell'anno. Certo, ma come tu sai, noi finiamo l'anno fiscale in realtà a settembre, però noi adesso siamo nel pieno del nostro primo quarter del 2021, però viviamo in Italia e quindi la stagionalità in Italia è quella che dicevi tu. Quindi io ti ribadisco che a maggio eravamo in piena fine pandemia e quindi con calo dei fatturati, difficoltà a rimanere sul mercato e tutte le difficoltà che ci eravamo detti. Pian pianino è andata a riprendersi, abbiamo riportato il business su numeri interessanti, ma al di là dei numeri, ci tengo a precisare, su prodotti e strategie interessanti, no? Per cui la trasformazione digitale è continuata, finché poi è arrivata la seconda ondata e io temevo, se ti devo dire la verità, di nuovo una discesa di fatturati. Invece ti devo dire che come ogni anno si sta rispettando la tradizione che gli ultimi 2 o 3 mesi dell'anno sono quelli buoni e devo dirti che insomma ottobre e novembre stanno andando molto bene, anche l'inizio di dicembre con una crescita interessante. Poi magari a gennaio, febbraio ci rivediamo e ti dico i numeri definitivi, però insomma la crescita c'è rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso dove non c'era la pandemia. Quindi è una crescita importante, no? Perché se tieni conto che sto crescendo, ma sono cambiate le condizioni di mercato, vuol dire che nel nostro settore, io parlo del settore IT, le cose stanno andando quasi meglio di quello che ci aspettavamo. E quali sono i punti di forza, i fattori sui quali tu pensi possa esserci stato questo, diciamo, non calo così eclatante di fatturato, o addirittura non un calo praticamente? Quali sono stati gli ambiti o quali sono stati magari anche i prodotti? Guarda, io ti dico che ci sono stati fondamentalmente 2 processi che si sono uniti, no? È come quando ci sono le congiunzioni astrali e vedi tutti i pianeti. E uno sono tutti i progetti che erano partiti all'inizio dell'anno scorso, febbraio, marzo, poi si erano bloccati, poi sono ripartiti a giugno, luglio, settembre e sono andati in chiusura in questo periodo. Per cui un po' di cose vecchie, chiamiamole. E di più sull'infrastruttura, quindi parlo di networking, infrastruttura, cablaggio e diciamo business un po' tradizionale. E poi c'è tutta l'ondata dei nuovi prodotti cloud, soprattutto cloud, che hanno seguito le aziende in questa loro trasformazione digitale molto repentina, per cui prodotti nuovi che stanno crescendo, come l'Unified Communication, fatto come stavamo disquisendo io e te fuori onda. E su quante piattaforme oggi ci siano e quanti strumenti ci siano per comunicare. E quindi l'onda lunga del telelavoro, perché chiamarlo smart working non siamo ancora al punto di doverlo chiamare smart working, perché non possiamo girare, quindi è uno smart working limitato a pochi posti, ma diventerà uno smart working, ci auguriamo. E questi sono un po' i 2 elementi che ci hanno fatto andare meglio dell'anno scorso e meglio del previsto, insomma. Beh, la strada è un po' segnata sostanzialmente, detto bene tu, sicuramente stiamo andando verso uno smart working, appunto. Le aziende hanno, diciamo, questa consapevolezza, hanno preso piede, hanno preso la consapevolezza che stiamo andando verso quella direzione. Quindi anche la tecnologia di pari passo deve seguire questo andamento. Ci siamo trovati all'inizio dell'anno solare, diciamo così, nel pieno, all'inizio, insomma, nel secondo trimestre, a dover fare i conti con
una velocizzazione della possibilità dei dipendenti, dei collaboratori di poter lavorare da remoto, oggi sembra consolidata questa sorta di possibilità di lavoro, però di strada ce n'è ancora da fare. Quali sono i passi, secondo te, che le aziende non hanno ancora ben capito che devono fare? Anche qui te le divido in due macro, secondo il mio umile punto di vista, in due macro problemi. L'ondata ha portato tutti a tentare di digitalizzarsi velocemente, ma ovviamente non è che puoi improvvisare l'infrastruttura di un'azienda tutta remotizzata. Quindi molti lo hanno fatto parzialmente, nella speranza poi che questo finisse e quindi di riprendere le loro abitudini. In realtà non si può più. In realtà le abitudini delle persone sono cambiate definitivamente. Quindi si tornerà a lavorare negli uffici, mi auguro, ma si tornerà ad avere un occhio molto attento alla mobilità. Non tanto perché gli imprenditori hanno scoperto che si possono fidare dei dipendenti e quindi li possono far lavorare anche da casa, ma tanto perché il mondo andrà in quella direzione lì. Quindi le aziende hanno scoperto, lasciando perdere la pandemia, che loro si devono trasformare digitalmente e che il dato deve diventare il centro dell'azienda, la persona e il dato. Quindi le aziende devono diventare data driven, una cosa che ci siamo già detti più volte, ma che se ti ricordi nelle nostre precedenti esperienze e colloqui, ti dicevo che stavo facendo una fatica mostruosa, perché la gente diceva, ah ma io sto lavorando bene, i fatturati vanno bene e tutto, perché devo cambiare completamente modalità di lavoro, no? Adesso non è più così, anche se ti devo dire che in realtà non tutti lo hanno ancora capito questo messaggio. Per cui io sono fiducioso che la trasformazione digitale avrà delle accelerazioni mostruose, come le stiamo vedendo, ma ci vorrà ancora un po' di tempo prima che le aziende investano definitivamente, perché poi adesso hanno la consapevolezza di questo, ma hanno il rischio commerciale, cioè molte aziende sono in difficoltà, quindi non dimentichiamoci che la gente vorrebbe investire, ma vuole capire che cosa succederà a gennaio, a febbraio o con i famosi, come si dice, vaccini, o quando torneremo ad una normalità, che non sarà più quella di prima, ma che sarà una nuova normalità. Poi c'è il secondo aspetto, e qui sarò più veloce, che è quello delle persone. Cioè l'impatto del lavorare da casa o in smart working, o chiamiamolo come vogliamo, sta cambiando le abitudini. E quindi bisogna, secondo me, affiancare i propri dipendenti, le proprie maestranze, facendogli cambiare mentalmente il loro modo di lavorare. Non è così immediato che la gente si abitua a lavorare a casa, ci sono anche delle controindicazioni psicologiche molto importanti, tant'è che noi abbiamo anche iniziato con una collaborazione con una società di psicologi che studiano proprio questi cambiamenti, per affiancare i nostri clienti nel dare un supporto ai loro dipendenti anche su queste cose, che è lontanissimo da quello che facciamo noi, no? Noi ci occupiamo di informatizzazione e di trasformazione digitale, ma che è una cosa da non sottovalutare, perché se poi tu hai gli strumenti, ma non hai l'uomo, cioè la risorsa più importante, che è consapevole che può lavorare bene anche così, perché ha qualche problema nell'adattarsi, può diventare un problema per tutta la filiera e per il cambiamento. Quindi da un lato il fattore tecnologico, dall'altro lato anche il fattore giustamente umano, non sono assolutamente da trascurare. No. Posto che arrivino questi famosi fondi tra Recovery Fund, MES, eccetera, non si sa quando arriveranno, dovrebbero arrivare. Potrebbero essere, secondo te, la bombola d'ossigeno che, tra virgolette, può tranquillizzare le imprese a fare quegli investimenti di cui parlavi nella prima parte della tua risposta? Allora, sì, e anche qui per due motivi. Il primo psicologico, perché se poi in un paese si sa che arrivano tanti soldi, che siano destinati di più per un certo settore, di meno per un altro, però qualcosa aiuterà tutti. Poi bisogna essere pronti a cogliere le opportunità. Ovviamente tutto quel denaro lì arriverà prima nelle amministrazioni pubbliche, nella sanità, nelle scuole, e quindi i miei clienti che vanno a vendere tecnologia devono orientarsi nell'andare a proporre la tecnologia in quel settore. Dopodiché anche il settore privato
Ti faccio degli esempi. Noi stiamo investendo e portando a portafoglio dei nuovi prodotti che a breve lanceremo. E ad esempio uno è basato sull'augmented collaboration. Cioè tutte quelle aziende che magari fanno produzione hanno la necessità di far vedere i prodotti con degli strumenti multimediali di collaboration con la realtà aumentata. Questo perché? Perché ci si muove meno, ma la gente vuole vedere il prodotto lo stesso. O fare delle manutenzioni da lontano per far spostare meno le maestranze o cose di questo tipo. Quindi noi investiremo su tecnologia nuova basata su intelligenza artificiale, basata sulla collaborazione aumentata, cioè un'esperienza collaborativa che quasi si sostituisce all'incontro tra le persone. Sappiamo che non è così, l'incontro tra persone è insostituibile, ma questo gap lo bisognerà colmarlo il più possibile. Ecco, queste sono tecnologie che secondo me beneficeranno di tutti quei denari lì, no? Perché se io fossi al governo, facessi parte di tutte queste task force che i nostri ministri stanno prendendo, gli consiglierei di investire indipendentemente per il fatto che lavoro in questo settore, ma sicuramente sulla trasformazione digitale delle aziende. Questo è poco ma sicuro. In primis le nostre amministrazioni pubbliche. Questo ce lo auguriamo veramente un po' tutti, perché sì, è quanto mai necessario e quanto mai anche dichiarato. Cioè si parla sempre di più anche, diciamo, sulla stampa generalista, sulle TV generaliste, di questa trasformazione digitale come primo obiettivo. Certo. Forse anche il piano trasformazione 4.0 potrebbe dare una grossa mano in questo senso qua. Quindi il combinato, diciamo così, di questi fattori, recovery fund da un lato, piano transizione, fiducia grazie anche a piani psicologici che, come stai dicendo tu, possono aiutare le persone ad avere maggiore fiducia in un determinato tipo di rapporto di lavoro, è un combinato, diciamo, esplosivo, che dal punto di vista economico può, esatto, fungere da acceleratore. Quali sono però le criticità che tu potresti eventualmente vedere o osservare nel caso in cui ci siano dei ritardi nelle decisioni? Perché spesso e volentieri, anche di recente, insomma, parliamo però a livello di amministrazioni pubbliche, sembrerebbe che le necessità di cui si era al corrente all'inizio dell'anno, diciamo così, poi alla fine non si siano rispettate. Quindi quali potrebbero essere, dal tuo punto di vista e per il settore di cui ti occupi, le principali, diciamo, considerazioni che le aziende non devono perdere di vista, ma devono già oggi mettere in campo per essere poi pronte, preparate, diciamo, l'anno prossimo? Ma guarda, un aspetto fondamentale su tutti, che è quello della formazione delle proprie persone e dell'attenzione alla sicurezza informatica. Leggiamo ogni giorno aziende attaccate, aziende bloccate, aziende che hanno perso i dati. Questo è dovuto alla poca preparazione che hanno le persone sull'utilizzo di email, sull'apertura di mail che non devono aprire, su condivisione di informazioni, su abitudini giornaliere sbagliate. Quindi bisogna investire molto sulla formazione delle proprie risorse e poi dei clienti, perché se tu devi andare a spiegare al tuo cliente come si deve organizzare, devi essere tu per primo ad avere un'organizzazione basata sul dato e sulla sicurezza del dato. Quindi questi sono i due aspetti fondamentali. Chi si occupa di information technology oggi non può non occuparsi di sicurezza e di gestione del dato. Cioè tutti devono sapere all'interno delle proprie strutture informatiche cosa sta succedendo in tempo reale. Gli attacchi possiamo subirli tutti, ma dobbiamo sapere che è un attacco, dobbiamo sapere come proteggerci, dobbiamo sapere come ripartire con i dati che avevamo fino a prima dell'attacco. Quindi sembrano cose banali, ma molta gente non ha le copie dei propri dati, è convinta di averle e non le ha. Per ripristinare la propria procedura deve passare delle giornate, fermo lavoro, dipendenti che vanno pagati lo stesso, costi nascosti importanti. Quindi la consapevolezza che, come negli anni 60-70 il petrolio era il motore delle nostre automobili, della nostra economia, oggi il dato è il petrolio delle nostre società. Quindi
la protezione del dato e la cyber security sono i due argomenti che io consiglierei a tutti di avere nel proprio portafoglio, competenze di questo tipo. Formazione, non mi stancherò mai di dire che siamo un popolo che studia poco. Parlo del popolo informatico, perché poi siamo un popolo dove in realtà abbiamo delle ottime università, abbiamo delle ottime scuole di formazione, no? Però poi bisogna avere la volontà. A volte, quando noi finiamo nelle aziende, finiamo di studiare. È vero. E questo invece, secondo me, è sbagliatissimo, perché l'università è un percorso, l'università, la scuola superiore, cioè la formazione che tu hai fatto, è un percorso che ti consente di iniziare a lavorare. Ma poi, soprattutto adesso, con questa tecnologia, i ragazzini giovani arrivano già consapevoli di questa cosa, arrivano già digitali, no? Noi che abbiamo qualche anno in più dobbiamo studiare per diventare digitali e lo dobbiamo fare e dobbiamo obbligare i nostri dipendenti a studiare. Io dico sempre che invece di regalare degli oggetti, delle cose, dei premi, vanno bene, incentivare le persone va benissimo, ma regaliamo corsi di formazione, perché alla fine anche il confronto fa crescere le persone, soprattutto quello che abbiamo detto prima, in un momento in cui psicologicamente questo coronavirus comunque ci ha segnato tutti, in positivo, in negativo, ma tutti abbiamo impattato su quello che è successo, che siamo stati coinvolti dalla malattia o meno, con la nostra famiglia o noi, ma tutti non siamo più come eravamo prima. Dopo non so, tutti quelli che dicono saremo migliori, andrà tutto bene, ecco, io tutte queste frasi non le condivido sempre, forse andrà tutto male, forse siamo peggiorati, ma comunque siamo cambiati, non so dirti come. Grazie per questo consiglio, io lo prendo come tale e spero che anche chi ci ascolta lo prenda come tale, perché appunto formazione non è mai sufficiente ricordarlo, così come non è mai sufficiente ricordare che la sicurezza del dato, delle aziende stesse, è un altro fattore da non trascurare affatto. Quindi io prendo spunto per questo tuo consiglio e che spero appunto possa fare breccia, insomma, perché non ci sono mai troppo poche parole per ricordare quanto è importante fare determinate cose, e soprattutto determinati punti caldi sono sempre da ben tenere a mente e anche sempre mettere in pratica sostanzialmente. Certo. Io ti saluto qua perché appunto abbiamo praticamente esaurito quasi il nostro tempo, però sono molto contento appunto di queste considerazioni fatte con te e fatte comunque anche con l'azienda che rappresenti, che appunto all'inizio di questa nostra chiacchierata ci hai raccontato un po' come sta andando e quali sono i punti di forza che vi contraddistinguono. E ti auguro quindi una buona giornata e una buona continuazione, fine d'anno soprattutto. Grazie a te, e con la speranza poi i primi giorni dell'anno di rivederci per rifare il punto definitivo della situazione. Perfetto, grazie mille. Grazie Stefano.